Finché si collega un po' di gente, io l'ho conosciuto una sera in una discoteca dalle parti di Lodi nel Ah. 2000, che aveva appena suonato con un gruppo di cui adesso non mi ricordo, le Officine Musicali Ah, le ho forse erano. esatto, beh, Le Officine Musicali col Gallo, Beppe Sì. e via, e così, no? E quindi insomma da lì siamo partiti. Io lo ringrazierò sempre perché è stata la prima persona importante che mi ha invitato sul palco con lui, senza Ah. peraltro avermi mai sentito suonare, quindi totalmente sulla fiducia. Per cui Cosa è insomma, accaduto poi? grazie, perché poi io me la sono rivenduta, cazzo, sono andato con Mimmo, vuoi che non suoni con te? E da lì è partita tutta la storia. Invece Dici, io il gallo mi portò, ho detto guarda che stasera suono con le Officine, perché il gallo era ospite, no? Insomma, molte volte suono con le Officine, non mi ricordo neanche dove ero, ho detto dai, vieni su che viene a fare qualche coro. E io i giorni insomma, dovevo sostituire il chitarrista, quindi dovevo vedere lo spettacolo, capito? Allora il primo che becco sul palco è Mimmo. Io ero in canottiera, in canotta, no? Sembravo uno sborone di quelli che se la tirano. Allora mi guarda e mi fa: chi è questo qua? Chi è questo qua? Ha detto: no, guarda, io sono. Adesso stasera faccio qualche coro. E lui: voilà, 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 voilà. Così non ce l'avamo subito presi, subito. Ma da di lì è partito, insomma, è partita una collaborazione lunga quasi 10 anni, perché dopo da di lì sono entrato nella Steve, insomma, nella band di Solieri, sempre, insomma, grazie a Mimmo che mi... Avete anche scritto delle canzoni assieme, perché io mi Sì, ricordo che avete suonato. il mio primo disco che si titola 30 è stato praticamente scritto assieme a lui. Io provavo a casa sua. Abbiamo fatto la preproduzione e fra una tigella, una crescentina, un po' di mortazza e stracchino e poi ci addormentavamo, ma dopo ve lo racconterà lui perché Esatto. ci sono degli aneddoti fantastici. Insomma, il primo disco è praticamente coprodotto assieme a Mimmo, capito? Sì, mi ricordo. E tu, Salvo, che ricordi hai di Allora, questo ospite speciale che tra poco arriverà? il primo ricordo è sicuramente dell'ascolto dei dischi, perché pensate, no? I primi brani che ho imparato con la band, avevo 11 anni, ovviamente si faceva anche Vasco Rossi ed era Viva una favola, quindi tutte quelle robe là, va bene così, e quindi il riferimento testistico era lui. Poi dopo lui lo vidi con la Steve Rogers Band in contesti live così, dove sono andato a vederli, e poi ci ho suonato insieme, finalmente. 8 anni fa abbiamo fatto dei live per un progetto che si chiamava Rock and Roll Show Vasco Rossi Fans Event, dove c'era Mimmo, venivano un po' tutti, diciamo così, quelli che lavorano con Vasco. È stata una bella esperienza. Mi ricordo la prima data a teatro a Fiere di Aste, quindi insomma una sciccheria, una cosa bella. E poi da là è nata l'amicizia. Per me Mimmo numero uno di noi, insomma, alla grande. Bene, allora prima di introdurlo, Sì, avevamo preparato un omaggio. una La testa, grande Mimmo che vai, uno a testa, uno a testa, e poi vai, Mimmo dice chi ha allora, vinto. Ok, facciamo dai. così. Allora, questa canzone qua è una canzone che Mimmo ha scritto assieme a Massimo Riva per la Steve Rogers Band. Ve l'accenno perché purtroppo la connessione è quella che è, e fa così. Sai qual è la verità? Cara bionda rarità, è che io non riesco a crederci. Colpa nostra non è, o forse sì. Ella! Io Adesso faccio cosa fai te? Cosa fai te? un accenno a un riff di un brano straordinario che ha scritto Mimmo. Vai. Che canterai? Non riesco. Allora lo cantano da casa tutti, dai, pronti? Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera. Dai, non andare via. Non inventare adesso un'altra scusa. Un'altra bugia. Hola. Questa
questa la conoscevano tutti, dai, questa è famosissimissimissimissima. Vai, dici. Cosa faccio io? Io potrei fare questa. Dai, da casa, sulle mani. Hey girl, dove vai da sola? Vieni qua che t'accompagno a scuola. E dai, salta sul motore e vedrai. Grande, allora dai, presentiamolo. Grazie, ladies and gentlemen, il maestro Mimmo Camporeale. Ma vieni, oh, ma avete fatto il trailer come da Fassio, ma avete hai visto? Però sono ancora vivo, non è che ma infatti è bello farle da vivo queste cose, Mimmo. Dopo le fanno tutti. Mimmo, cos'hai, le mutande stese là di dietro? Cos'hai, sì, 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 c'è lo stendino con le mutande stese, cioè, scusa, è da casa, no? È proprio un nuovo studio. Hai ragione. Dei numeri. Servono per attutire il suono. Guarda che le usano, sì, anche negli studi di registrazione più rinomati. Oh, Mimmo, grazie che hai accettato sta cosa qua. Ma scherzi, ma per me è come essere al bar tra amici e, insomma, poi voglio dire... Aspetta che mi tiro su con la sedia, che oh, adesso se no, se no si vede solo il naso. Sembravo Supercar, tappa la birra, va la birra con la testa. Allora ragazzi, come va? Come va? Insomma, qua così siamo da casa a suonare, perché per andare in giro a suonare ce ne vorrà ancora un po', secondo me. Quindi meno male che noi abbiamo la musica che ci accompagna sempre, quindi facciamo, sì, con quello che abbiamo. Cerchiamo di essere positivi, perché sennò figlia più e basta, insomma, hai capito, si procede, scriviamo delle cose, abbiamo idee, buttiamo su idee, prendiamo su vecchi brani. Mi sono rimesso a studiare la chiave di basso, è sempre stata la mia cosa, che io chiave di violino a chiave di basso non ci prendo mai, e quindi mi sono messo a ristudiare la chiave di basso con la mano sinistra. Perché che lei non è che... E poi ho capito perché a me rompeva le palle studiare musica. Perché nei libri di musica ci sono alcuni brani belli, alcuni fanno veramente cagare. Tipo, non so, per esempio il Bastien, quello classico, no? I brani che scrive lui fa schifo, quelli di Bach li senti subito che sono belli. Quelli che scrive lui fa anche carissimo, capito? E quindi ecco perché io da giovane non studiavo, perché che schifo sto brano. Sì, e faceva... poi li imparavo a memoria. Il maestro faceva, vai lì da metà, dico no, solo da capo, perché non... Ma anche il Gallo faceva così, me lo raccontava lui. In conservatorio il Gallo sempre tutto a memoria imparato. E le posizioni se le imparava nel treno, no? Con, sì, con... il treno, certo. Scusa, ragazzi, che meraviglia. Allora, insomma, Mimmo, ne abbiamo un po' da raccontare qua. Ho sentito prima che ci annavate tutti gli episodi, effettivamente, quando ci siamo incontrati all'inizio. Però Cici, ti ricordi, adesso poi parleremo un po' singolarmente, però sono con Cici. Io mi sono fatto due appunti che ti dirò. Hai fatto bene. Sì, non so quanto ha fatto bene, perché a noi ce li ha letti, Mimmo, e dopo saranno un po' problemi. Ma guarda che con Cici è un libro aperto. Noi, ti dico, abbiamo sempre improvvisato anche nella vita, siamo un po' jazzisti, abbiamo sempre improvvisato. Idem sul palco, quindi così, è sempre stato un divertimento qualsiasi cosa facevamo. Tutte le sfide che succedevano era sempre da ridere, qualsiasi cosa era sempre da ridere. Questo è l'atteggiamento giusto per proseguire. Ah, c'è la Dani, la moglie di Daniele Tedeschi, ecco. Ehi, qua. Dani. Sarà anche lui, perché ha detto che seguiva. Quindi, Spettacolare. Allora, Cici, il primo incontro però, ti ricordi bene? Che adesso faccio un riassunto. Vai. Allora, io e il Gallo inizialmente suonavamo con la Vasco Bricola, perché prima eravamo con le officine musicali, ma suonavamo poco, non suonavamo tanto, non erano ben organizzati, no? Allora dopo ci fece la proposta, ma parliamo dell'anteguerra del 2002-2001, la Jam for Life, che allora aveva l'ufficio in una cantina, cioè, sì, erano proprio, di fare questa cosa qua con gli ospiti fissi. Io Gallo. Allora, cosa succede? Che
con la Vasco Bricola c'era l'unico chitarrista in Italia che abbassava il volume dell'amplificatore, gli altri si abbassava e beveva il Gatorade, mi ricordo ancora, cioè, aveva i capelli lunghi e sembrava banale, però beveva il Gatorade e si abbassava durante gli assoli e dormiva con i suoi strumenti che avevano paura che gli rubassero, dormiva nella 1 a 1 a 1 e allora insomma praticamente poi un casino, perché io arrivavo a casa tardi, il gallo era senza patente, quindi... E il gallo mi parlò di questo famoso Ciccio. Io dico, ma ascolta, com'è lì qua a suonare? Spacca il culo, lo so, vado a dire. Beh, ascolta, proviamo una sera, dai. Allora una sera venne Ciccio, naturalmente provi al telefono, come sempre. Quindi si patrisce tutti. E prima di cominciare il primo pezzo, dico, te sei Ciccio, sì, piacere, facciamo sto pezzo insieme. È così. Oh, Cicci fece tutte le parti di chitarra, solo, ritmica e anche i cori, perfetto. Io sono rimasto basito. Cioè, e quindi mi fece subito una buona impressione, però così, vis-à-vis, come si dice, no? Attacca lo strumento, vai, proviamo un secondo di te a vedere com'è. Sì. Che è un po' il nostro metodo di paragone, ci si ricorda, no? Noi come giudicavamo i musicisti. Quando uno arriva con una macchina da 50.000 euro, fa cagare. Non può essere uno bravo, una famiglia un sacco di soldi, non può essere bravo. Quando arriva quello con invece la macchina marcia di 20 anni, quello è bravo. Esatto. La vecchia regola che ha fatto ricordo. Infatti, fra un qua nel foglietto c'ho scritto guantino batterista. Ti ricordi? Quella sera lì che, allora, lo spieghiamola, che il batterista certo litigò con l'amorosa, che esatto, era proprio una volta, e non si presentò alla serata, cioè proprio non venne, non si faceva trovare. E quindi trovavo un batterista che mi sembrava che lavorasse in un negozio di strumenti musicali, ma doveva chiudere alle 7:30. Prima delle 8:30 non arrivava. Quindi non solo senza prove, ma anche non sappiamo se arriva. Esatto. È arrivato. Aveva il macchinone, no? Subito io mimo da lontano fa, oh, fa cagare. Non ci siamo. Subito, allora, e scende e quando inizia a provare i pezzi, vediamo che ha il guantino. Cioè, per esempio, hai i guanti tagliati, certo, come Tico Torres, ti ricordi? Da lì soprannominato Tico Torres, giusto? Tico, allora, quindi, proviamo, avete presente quelli che smanettano con prima di andare sul rullante che fanno girare la macchetta? Sì, certo. Facciamo Sally, quindi. Tum, tum, cu, pa! Arrivava dopo, e non se ne accorgeva. Però Cicci, che è una merda, non dice un cazzo, Gino Sfio comincia a ridere. Poi sparisce dietro l'amplificatore, perché non è che dice, vabbè, come facciamo? No, no, da lì Tico Torres, oppure dopo anche coi bassisti, Mimmo, no? Uno soprannominato Laurus. Era un bassista che suonava con la testa attaccata alla cassa per sentire quello che faceva. Dico, ma alza il volume. No, lui suonava con la testa così, suonava per lui praticamente, cioè non è che suonasse con noi. Vabbè, comunque sì, dai, ne abbiamo passato un bel po', insomma. Sono quasi 10 anni, ne abbiamo fatto un bel po'. Vabbè, sì, ne ho fatto il primo disco, anche un po' del secondo, che c'è ancora un brano che mi ascolto volentieri, che si chiama Un altro giorno. Ah, Another Day. Sì. Ti ricordi con lo strumentale registrato col mio piano Yamaha che poi ho venduto, porca miseria, scordato. Mezza coda, giusto? Mezza coda, sì, infatti una nostalgia, me lo sento così per ascoltare il piano, pezzo di telefono. Insomma così, sì. Ah, allora qua ha scritto Giuseppe da Pesaro, Pino si chiama praticamente, per gli amici. Oggi mi ha mandato una foto tua dell'84 che te sei sul palco con Vasco, perché lui e dov'è? Seguiva. Non si può vedere? Te la spedisco via WhatsApp in questo momento, guarda. Mandamela subito perché sono curioso, voglio subito. Scusa, faccela, la giri sul telefono, la fai vedere a tutti. Oh, ragazzi, non cominciare che non sono così tecnologico. Fammi parlare con me, andate via. Non sono così tecnologico. No, ragazzi che siete in ascolto, che siete tanti, se avete delle domande da fare a Mimmo, noi siamo qua. Quindi certo, voi basta che ce le chiedete e noi giriamo la domanda a Mimmo. Chiaro? Arrivo Mimmo, aspetta, te la mando.
Allora, faccio due chiacchiere con Salvo intanto. Vai, 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 Caro vai. Salvo, io ti seguo sempre perché tutte le cose che posti, poi sono tutte cose che mi piacciono, come Live and Let Die, cioè tutte cose che io ho amato anche. E lui, nonostante sia molto più giovane di me, però ha la cultura di un vecchio, cioè, capisci? Ha la cultura di uno che ha 10 anni di più, perché probabilmente ha sempre suonato con gli anziani, un po' come te, Cicci. Ma è vero che sono facendo molto grande. Io sono vecchio, sono nato vecchio, Tu cioè. eri già marcio a 20 anni, Cicci, te l'ho sempre detto io, cioè, eri già. Ma E Nico, quindi ti ricordi Stiamo Solo Noi? sì, Quando te andavi cibo dopo tipo c'era tipo. Guida Ridelep, Guida Ridelep, certo. Adesso non so se sente piano. No, No. no, ce l'ho nel mio mixer, niente, no, devo spiegare. Sta con Jack, però aspetta. Sì, partiva il pezzo. Guarda se Bravo, no. E non c'entrava un cazzo, no? E lui mi guardava e diceva: ho capito cosa vuoi fare. E che cazzo fanno sti qua che non è così il pezzo? Esatto, Però e infatti facevano Siamo Solo Noi. sì, era il nostro divertimento, era. Siamo Perché poi noi. avevo ascoltato la versione dei Toto in macchina per 20 volte, ti ricordi, Francesco? Cicci, la versione di Toto l'ho ascoltato tutto il pomeriggio, tutto buco nella tua Opel Astra. Esatto, Astra. Tedeschi ha scritto presente, c'è, quindi Grande ecco Danielone. Daniele, certo. Ma dov'è? Non lo vedo, dov'è? Ascolta, ma io ho letto qua, No, Cicci, a me c'era, era in era. diretta, ho visto. No, Adesso Cicci non a so. me era antipatico, se la Se la tirava un Eh, po'. infatti, qua partiamo con la polemica. Il Polemica. Cicci in realtà non è che se la tira, ragazzi, è svampito. Ho avuto ultimamente anche un problema con Salvatore. Dillo Salvatore, dillo che non. Che A cosa abbiamo avuto? Parma, ti ricordi che dopo hai chiamato Paul e hai detto: oh, ma Ah, Cicci sì, che non ci sia che tu non mi hai se la tira, ha detto no, non se la tira, è così No, lui. vabbè, sì, no. Quella chitarra che facevi così, avrei fatto un cenno, forse come ti perché non mi hai riconosciuto. E l'ho girato male perché avevo fuso il Bogner da 4.000 euro, quindi Non salutava nessuno. no. Ma per l'amplificatore o per qualche ospite che c'era quella sera? Ma questa è una polemica, questa è una polemica. Eh sì. Esatto. Caro Mimmo, tu devi sapere che noi utilizziamo questo spazio per fare delle polemiche, spesso gratuite e inutili, Eh beh, soprattutto sì, per se no è esatto, una noia mortale. Cioè. infatti, quindi sentirai varie polemiche senza senso, No, spesso comunque così, per rispondere alla gratuite. domanda, purtroppo non si è simpatici a tutti per rispondere, cioè giustamente sono antipatico a tantissime persone, è la vita, cioè è il nostro lavoro, puoi essere simpatico e antipatico, capito? Come qualsiasi cosa. Va Sì, bene? però lei Cioè, dice perché te la tiri, in realtà no, è così di suo, Emanuela. Io la conosco, Emanuela è venuta alle presentazioni del libro di Massimo Riva e la conosco e ti posso dire che hai equivocato, cioè il Cicci non riconosce neanche me a volte, è così, è esatto, fatto sì, così. no, a volte faccio apposta perché non È ti voglio ovvio. vedere. Sì, Per non parlare, per toglierti l'incombenza, se non parli con nessuno. Ma torniamo al grande ospite che Allora, abbiamo ma qui. parliamo un po' di Qui. minchiate, io No, vince Mimmo, io. allora io vado con la prima cosa, poi dopo vediamo te cosa Sì. rispondi. Col primo post-it che ho scritto, Sì, ok? è un quarto più un No, ottavo ancora, sì, a no, parte avrei quello, capito meno. vado, Vai. Culi alla guida. No, No, vabbè, ma non si può, questi qui, dai. Vabbè, ma no, culi alla questo, guida forse lo però, so anch'io, vai, vai Mimmo. questo è un Devi classico. raccontare quella della macchina che abbiamo sbagliato, che ti hai fatto il culo al finestrino. Questo è un classico che viene dalle orchestre. Io che ho fatto anche orchestra Lanza giovane, c'era regolarmente la stesa di culi, compreso quello della cantante, dal lato quando sorpassavi dall'altra orchestra, capito? E quindi c'era questa cosa tra Bologna e Milano, Parma, che si succedeva, c'erano le orchestre di sabato, vedevi solo dei pullman di orchestra per strada, no? Allora ogni tanto, insomma, è bello rimembrare queste cose. Chi c'era in macchina con noi? Dunque, noi No, eravamo. eravamo io e te e di dietro c'era un sostituto di qualcosa, non mi ricordo. No, 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 boh. Però volevamo fare il culo a chi voleva, a cazzato mi sembra, Accettato. che c'aveva la BMW. Allora,
al certo punto è stato Edo, giusto? Il bassinetto, Edo, Edo, però nessuno Edo, sa che si chiama Edo, cioè, vabbè, Edo, 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 vabbè, magari qualcuno lo conosce, Edo. Edo, il bassista, era dietro di macchina, no? A un certo punto, non so se ero solo io, c'era anche te solo, mi sembrava caldo, allora metto il culo contro il vento che fa anche un po' di fresco, che è bellissima sta cosa qua, sì. Allora diciamo, suoniamo, passa questo qua, cazzata, culo, culo, cioè, ci giriamo e un altro, non era cazzato, era uno con la città, un cazzo, che mi fa, cazzo volete, dica il culo, siamo andati avanti, hanno scambiato la macchina, sì, era bellissimo, però sto qui è sconosciuto, beh, è fantastico, però sempre su questi culi, me ne ha raccontata una Ricky che è molto più bella, sempre dei culi al vetro, portiera, no? Allora lui girava in macchina con Bob Callero, il tour della Bertè, allora mi diceva che questa cosa l'ha fatta lui, no? Era un freddo porco quella notte, so, ci appoggia il culo al vetro, esplode il vetro con il caldo e il freddo, tutti i vetri del culo mare della Madonna. Bob Callero che mi fa, che benissimo, ma hai rotto il vetro, cazzo. Poi in dicembre un freddo in macchina, capito? Fantastico. Fantastico, va bene Cici, vai. Questa chi era una. Qua dicono se lavori ancora ogni tanto con gli Angeli, la cover band. Sì, 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 beh sì, adesso spesso suono con loro, sono qua vicino a Bologna, quindi poi non ho più tanta voglia di girare, oppure faccio anche altre cose in giro, però insomma sì, si suona ancora. Quando torneremo a suonare? Quando torneremo a suonare? Perché adesso... Adesso tutti a casa. Ultimamente avevamo fatto una roba assieme a teatro con gli Angeli. Molto bello, molto bello. Mi ricordo perfettamente. C'era anche Ricky, Roma, poi sono andato i Vanoni Zanotti, esatto. Max Gelsi. Quindi... Sì, sì, sì. Poi te, Ciccio, hai fatto anche due o tre pezzi del tuo disco. Sì, esatto, esatto. Esatto, di cui uno potevo anche suonare anch'io, perché l'aveva fatto poi qua, c'eravamo poi dimenticati. Abbiamo sempre pensato dopo, lì era tutto di fretta. Hai suonato anche le tastiere quella sera, infatti sì, è vero. In una canzone per te, lui ha fatto gli archi come sì, faceva Massimo. Provata un'ora prima al pomeriggio, naturalmente. Vabbè, insomma, dai. Mimmo, dai, lo raccontiamo questo aneddoto ai fans, quando prima che arrivassero i MIDI di Massimo Riva con una canzone per te. Noi partiamo da... Cioè, non dai MIDI, ma dalle tastiere, poi Salo si ricorderà, tu avevi quattro tastiere, c'erano quattro suoni, non è che c'era l'organo Hammond, il Moog, che per cambiare i preset ci voleva un quarto d'ora perché erano tutti manuali, il Fender Rhodes o lo Yamaha, e sopra avevo un polifonico della Krummer, il Performer, che aveva tre preset, quindi quelli erano i suoni, non è che ci fossero MIDI, quindi andava tutto suonato. E poi inizialmente, dirò di più, che c'era anche Vasco che veniva a fare un pezzo all'organo, c'è una foto ancora, nella Strega suonava lui l'organo. Non so, ma questo è uno scoop. Questo non lo sapevo, questa cosa. Sì, gli piaceva fare le strisciate, capito così, perché dopo lui, io ho sentito questa intervista, che lui ha studiato anche il pianoforte all'inizio, studiava canto e pianoforte, la chitarra l'ha imparata come autodidatta. Sì. Ma lui quando andò al primo maestro... Non mi ricordo, Bonaccini, ma no, Bonaccini è quello della Lega, non c'è troccato. Sì, no, non mi ricordo come si chiamasse, comunque ci assomiglia al nome. Sì, sì, più o meno, sì. Studiava a campo e pianoforte. Ho capito. E quindi suonava le... E per venire a noi, sempre che... Poi non avevamo sequenza della maglietta, ma Massimo comincerò a suonare tastiere, credo a cavallo dell'84. 85, mi ricordo che faceva gli archi in vita spericolata, in deviazioni suonava a tutti gli effetti, poi dopo suonava anche, non mi ricordo dove, in Bollicine credo, perché poi Bollicine, mi ricordo che Vasco la suonava per la rotina, la Coca-Cola, allora Pompelmi, Guido Elmi, la buon'anima mio, arrivò e disse, c'entra un cazzo, cantante deve stare davanti, non sulla pedana del pianista, cioè siete troppi qua sopra, c'è anche io. Quindi fu cassato subito il tastierista. Sì, poi in molti live veniva su Massimo a suonare perché non avevamo sequenza, a parte il Vivere una favola che c'era la 707 che pilotava la CAE 900 dei Tom, in Brava Giulia che c'erano le catene, però non erano sequenze, ma era tutto suonato, e in Ridere di te che c'era... Charles Tonino, famoso, che sapete com'è la storia del Charles Tonino, di Ridere di te, che no, quello lì è una roba che è rimasta aperta in studio, si registrava la lepre,
il click, no? E non c'era SMPTE, non eravamo tutto male, quindi quello era il click che avevo messo della 707, ancora dai provini, proprio dal provino di Via D'Uso. Poi dopo fu tolto, non so perché, e Vasco dice, ma come? Cioè, dire, avete cambiato il pezzo? Dico, abbiamo spento il click. No, quello ci vuole. Dove ci vuole il click? Ed è rimasto il click nel disco. È rimasto, no? E quindi usavamo quelle tre sequenze lì, ma era tutto suonato. Infatti nel live, quello famoso, il primissimo, quello di... della sezione dell'Arena Civica di Milano e del Pala Euro, c'è chi dice no, che erano le due videocassette da un'ora, sì, quello lì è un left e right così com'è, non c'è nessuna correzione. Sì, sai che si trova su YouTube restaurato adesso, sì, la sì, no, che l'ha fatto all'epoca. Ah, l'ha restaurato addirittura. Sì, sì, lui l'ha restaurato e lo trovi su YouTube con l'audio, non so se sia restaurato, il video l'ha restaurato, insomma. Che quello lì è un ragazzo, quello lì, ogni tanto me lo ascolto così per la godura proprio di ascoltarlo, però c'è sì, un tiro, c'è una roba, ragazzi, anche proprio la sequenza di pezzi come erano messi. Quello considera che non è stato fatto niente, ma niente proprio. Uguale adesso. Uguale. Sì. Va bene. Allora, qua intanto chiedono se anche Andrea Innesto suonava la tastiera nei live. Sì, è vero, anche Andrea suonava in una nuova canzone per lei. Sai che c'è, nell'originale c'era Tito, seduto a guardare Tito, c'era quel sequencer che era fatto a mano. Okay. Era fatto a mano, che c'erano altre due tastiere montate di fianco quando lui scendeva faceva le parti, poi delle volte succedeva. Questa è una parte che mi ricordavo, poi non mi ricordo cos'altro suonasse, però ci suonava. Ascolta, ci fai il riff di va bene così col piano lì che ce l'hai, se ti sente il piano? Certo che si sente il piano, però ricordiamo che il brano è nato per chitarra, no? Giusto? Suonato a Do di Battaglia, certo. Sì. Ho suonato anche una canzone per te, per il periodo che ho il telefono. Stasera è polemica, ragazzi. Anche allora. Tofì allora ha suonato. No, Tofì no. Sì. Dunque, sì. A cosa ti sei ispirato musicalmente per scriverla? Ma se allora, c'è un riferimento, ti dico, Fabione, fondamentalmente questo brano qui era nato con un riff di organo alla Je t'aime moi non plus, una schifezza. Tipo, se mi fanno vedere. Allora portai il demo da Roberto Casini, vecchio batterista di Vasco, che ha scritto poi anche tante altre cose per Vasco dopo, no? Anche per qui c'è Andrea Risma. Allora dissi: ah, il pezzo non è male, però quel riff a che gara, sembra un pezzo da mai. Ti ringrazio. Allora ha tolto completamente, gli ho fatto un demo solo con gli accordi e lui ha fatto una parte del testo. L'idea così com'era è stato embrionale, però c'era già la frase, c'era già dei riferimenti. La data Vasco che ha fatto il pezzo definitivo. Effettivamente io parti melodiche non ne ho fatte, però se non facevo quei tre accordi del cazzo il pezzo non sarebbe mai partito. Ah, esatto. Di conseguenza, insomma, e quindi è andato un po' così, insomma, erano degli accordi concatenati con questa frase di organo che poi è stata tolta. Voglio dire, anche un brano come Watershed of Pain, se tu togli la frase di organo, il brano è finito, non esiste. Infatti alla fine il tastierista l'ha firmato anche lui, ma dopo anni. Eh certo. Great Gig in the Sky, quella. Oh. La parte di canto, il pezzo era solo firmato a Richard Wright, la tipa che ha cantato, che si è presa $30, dopo sì, anni ha detto, signori, il brano l'ho anche cantato io, la melodia era mia, e dopo anni hanno riconosciuto a lei i diritti SIAE. Sì, perché diciamo quello era nato come improvvisazione, che loro gli hanno detto vai, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. Tu che sei un freudiano, ci sa, gli hanno detto che ora deve parlare della morte, della disperazione, e lei ha fatto
La seconda te credo che sia stata buona. Sì, però uscì piangendo, ho fatto una figura di merda, ho sì, fatto quello è stato il pezzo. Sì, è così. Però. Così. Dopo anni lei qua ha detto Pian Barbier e giustamente ha riconosciuto. Ha fatto bene. Quindi insomma anche i diritti di quelli che suonano, di quelli che fanno gli arrangiamenti. Io con Guido Elmi abbiamo passato un periodo che ci frequentavamo molto. Tutto il periodo di Bollicine, Giocala, cioè quelle sono idee che sono nate da lui e da me. Cioè il giro di basso di Coca-Cola è mio, cioè il Gallo l'ha riprodotto. Il Gallo era proprio un fancazzista, perché lui non veniva mai studio, ma è bravissimo, bravo. No, quindi, io non ci sono. Dire, poi il Gallo ha fatto la storia dei giri di basso di Vasco, i pezzi sono tutti suoi, cioè per carità, siamo solo noi portati di Dio, cioè Gallo ha fatto delle cose di basso che parte il pezzo lui, ed è comunque insostituibile, cioè il suono che c'ha lui, secondo me, nelle mani proprio. Non ho nulla da dire contro gli altri, però il rock è l'unità, secondo me, e basta. Cioè, e basta. È vero, vero. Non ho cosa da dire. Sì. Quindi molte idee, in quel caso lì, come anche Giocala, i pezzi che Guido aveva appena comprato una Rickenbacker e 12 corde, lui era un appassionato, e si era messo a fare questi giri qua, li abbiamo registrati, Bollicine, io non l'avevo fatta di notte, il giorno dopo avevamo la data, non so dove, sentivo il nastrino, c'era il nastrino una volta, che andava nel camper di Vasco, e ho detto, cazzo, ma com'è che il brano è già lì? Che l'aveva dato Guido per fare il testo del brano. Perché siamo arrivati a parlare di queste cose qua? Poi no, no, per gli arrangiamenti, perché comunque non, esatto. Tu dici che l'arrangiamento in effetti è vero, non è riconosciuto, anche se dovrebbe esserlo, perché certe canzoni, se tiri via l'arrangiamento, certo, non sono più loro. Beh, fa parte della cosa creativa del brano, perché togli quello magari si perde tutto. Però e certe canzoni hanno avuto successo grazie all'arrangiamento. Scusa, Smoke and the Water, togli il riff di chitarra, cioè, hai capito? Ascolta, e chiedono che canzoni hai scritto per la Steve. Ho scritto, l'avete suonata anche prima nel promo che avete fatto alla Barbara D'Urso, bellissimo. Un brano che si chiama Cosa vorresti dire, che secondo me a me piace molto, adesso non l'avete fatto prima, no. Perché picchiati, quello che cominciava con... iscritto insieme all'amico Maurizio Solia, naturalmente, perché lì sì, secondo me è proprio l'incastro perfetto di nostro, cioè qui c'è Elton John, come capito, se lo senti, perché l'ho talmente ascoltato che lì è lui per dire tutte le melodie alla Clapton, quindi si incastrano un po' così. L'altro è Sai quella è la verità che avete accennato. Poi c'è un altro che si chiama Una figura di donna, che è un po' minore, però un brano si è sentito non tantissimo. Così basta, ho scritto quelle tre cose lì. Insomma. Buono, che era il lato B, adesso faccio quello che ne sa. Sì, bravo. Lui stesso, che era il lato B del pezzo che avete portato a Sanremo. Sì, bravo. Che ha portato sfighissimo quel pezzo. Uno di noi, esatto. Ma sai perché ci hanno cacciato fuori? Perché Riva aveva un giubbotto che portava gli astri, l'ho sempre detto, quel giubbotto dorato. Non mi è mai piaciuto, infatti non l'ha più messo. Forse gliel'abbiamo bruciato, mi ricordo. Sulla Yassa, che è una roba che mi hai attaccato molto. È vero. Perché, c'era un momento che avevamo una spiga della Madonna, che se ne andava male tutto, e lui fa, guarda che dovrebbe essere un paio di mutande. Allora io gli ho detto, buttale via, e lui fa, no, ma cazzo, butto via un paio di mutande. Oh, le ha buttate via da di lì. Sì, beh, prima classifica, certo. Era la mutanda iassata, certo. Era la mutanda iassata, è cioè una roba allucinante. E allora vado con la secondo post-it. Vai. Pompa di benzina, socia, quella lì, quella col Gallo, dici te. Allora, noi quello che abbiamo fatto con la Vasco Umbricola. Quando suonavamo c'era un mono orario, cioè tu potevi suonare a Castel San Pietro, a San Lazzaro o in Svizzera, che l'orario che si partiva col Gallo era sempre le 6. Cioè, tu lei dici, suoniamo lontano, partiamo presto. No, non c'era questa cosa qua. Quindi eravamo già in mega ritardo e quel periodo stavamo ascoltando Nicola Arigliano, ti ricordi? In macchina. Ah, a me!
Esiste, e Gallo naturalmente, essendo un vecchio veterano, le sapeva tutte, no? Mi piace, eh? E cantavamo con il sonno di fermo praticamente alla pioppa a fare gas, perché andavamo a gas, ti ricordi? Che sì. Naturalmente con la mia macchina mi ha distrutto un paio di macchine, e insomma, allora a un certo punto c'era la musica tutto buco in macchina, quello che fa benzina, cioè mette, attacca la pompa, sai come fosse il gas, attacchi la pompa, poi sarà pieno. Lui mi fa, poi dire, bello, Nicola Vegliano, dico, cazzo, bello. Io capisco, ok, tutto a posto, puoi andare, metti in moto, parto, si strazza il tubo del gas, c'era sto tubo di... Così, ferma. Dopo 100 metri vedo 100 della roba, mi fermo, so c'è, scendo, c'era sto serpentone che andava, beh, il Gallo scende con l'impermeabile e la paglia, quindi attaccato al coso il gas, però fa, cazzo, vai, spostati, no, è una cosa, però devi stare più attento, con quello della benzina. Io, ma alla fine un casino, sono dovuto andare via a firmare la carta, avevamo stracciato il distributore del gas. Hai attaccato dopo la presa con lo scotch, con il gas? Sì, perché dopo si era strozzato tutto l'attacco del gas, siamo andati in Svizzera con due fascette, esatto, trovate, attaccate al telaio della macchina. Sono rimasto nessuno... per tutta la stagione, perché sì, perché poi, sì, però nessuno voleva far gas, avevamo paura di girarci. Mi è girata benzina, mi è girata. Bellissimo. Ah. Mimmo, ti ho mandato la foto in WhatsApp. Era finalmente. Fano 1984. Dici, ma falla vediamo. Vedere anche sulla tua telecamera. Fai no, così. No, no, adesso... la vediamo noi. Te la faccio vedere. Bello, bravo. Socio, mi manca questa qua. Oh, grande. Ma che figata. Aspetta. Ecco, sì. Proprio lei, guarda. Aspetta, che non capisco qua dove. Ah, è qui la camera, ok. Ecco, sì, vedi, sì. Da Mimmo si vede meglio. Avevo ancora Lemon del portatile, l'L100, l'X5, questo qua. Non avevo ancora il cassone finto sopra. Allora, qua uno dice: perché Mimmo non compari nella copertina della foto? I duri non ballano. Perché ero brutto. Ragazzi, non è una cazzata. Io arrecavo danno all'immagine, ma la cosa più brutta non ti hanno detto niente. Fu che quelle quattro merde dei miei colleghi, amici, o fraterni, non mi hanno detto un cazzo. Nah. E pace all'anima sua, quella merda di Midway non mi ha detto un cazzo. Nessuno aveva il coraggio di dirmi, oh, non ci sei. Io poi mi sentivo, sembravo John Belushi ai tempi, avevo sempre al Cosgrove. Cravattina nera, mi sentivo anche figo, capito? Invece no, perché c'era il periodo Spandau, si vede che volevano fare. Ah. Però, insomma, quando vidi la copertina fuori dalla casa del disco in via Indipendenza, che è Bologna, tutta la copertina tappezzata, non ci vidi più dall'incassatore. Avevo un Honda Custom 500. Andai a casa di Guido Emi in via Orsoni a San Lazzaro, gli entrai in giardino con la moto. Volevo buttare sulla porta e casa sua si era spaventato per la prima volta. Ah, e poi dopo l'ha presi molto male, perché volevo venire via dalla band, perché si fa queste cose qua, poi metti sul disco, è suonato il pianoforte, le tastiere, beh, poi chi se ne frega, cioè. E invece dopo fui contattato dalla produzione, da altre gente che mi dissero, insomma, sì, mi dissero se volevo rimanere, ero sempre ben accetto. E allora, però ero molto amareggiato. E che brutta così. Roba, che brutta roba. Purtroppo, sai, delle volte, cioè tu guarda per esempio anche i Coldplay, no? Per dire, hanno un batterista, che non è un batterista, suonava la chitarra. Mm. Ha provato a fare delle audizioni con degli altri batteristi, ma non funzionava. Io proprio credo nella band, con l'amicizia della band, cioè tutte le grandi band, tutti sono nati nelle scuole, cioè, i Beatles, i Pink Daniele Floyd. Tedeschi che dice: Mimmo, anch'io non ero bello nella copertina dei duri non ballano. È vero, Danilone, hai ragione. Erano belli loro. Che polemica stasera. Puoi entrare anche tedeschi in diretta. Dai, noi eravamo parte della... No, aspetta, Danilone, dai.
Noi eravamo parte della band, ci mancherebbe altro, cioè, poi uscivamo insieme, eravamo poi Daniele, per via di ripetare, abbiamo buttato in via Duse, lui stava al 9 e al 12, ci vedevamo sempre la sera, l'idea è bruttissima, però, bruttissima. Perché il ritrovo del pullman di Vasco era comunque in via Duse. In via Duse, era, beh, lui aveva la partenza sotto casa, il tipo andava a dormire lì in via Magazzari un po' più avanti, capito? E dopo, alle, come si dice, io davo gli orari e dicevo, Mick, tomorrow 1 o'clock, qui è arrivata l'una di notte a suonare, dico, è sceso Franchino con le ciabatte, che è successo qua? One o'clock, dico, Dio, ma no, dice, vabbè, andiamo a mangiare la cocomera in Trento Trieste, cioè, ormai me l'ho svegliato, ci siamo andati a mangiare la cocomera con l'inglese. Scusa, chi è che urlava da sotto la casa di Daniele? Tedeschi! Scusa, era la buon'anima di Romano Trevisano. Ah, Romano. Dio, purtroppo è venuto a mancare da un po' di tempo. Grande chitarrista. Però era un chitarrista strepitoso. A Bologna c'era lui, cioè, negli anni 70, io andavo a sentirlo con Mingardi, c'era anche Daniele che suonava con Andrea Mingardi, allo Sporting Club con una band da paura proprio, veramente. Sì. E insomma così, ragazzi, va bene. Allora Mimmo, il fiancato, che l'hai detto anche nel promo, fiancato era un'invenzione tua, Cici, però io adesso io ho riportato parole tue, Cici, non è che spiegalo è, no? Che alle 4 di mattina c'era sempre quello che va ai 132, tu hai 100, e siete lì tutta la sera, no? Allora così praticamente sto qua ti passa e si mette davanti e rallenta. Si faceva da e dico, Cici, qua ci vuole un fiancato. Quindi dopo ci metteva come lui e non lo faceva più entrare. Così passava 50 km così, era il nostro vestito per non dormire, capito? Ah, fantastico. Intanto Daniele sta rispondendo che teste di cazzo. Ah, ho letto, oh no, grande. Io ho messo anche live, ragazzi. Grande. Oddio. Senza filtri stasera. Stasera così, dai. Polemico. Insomma, è anche giusto, ragazzi, siamo qui, è tipo il bar, insomma, dai, che diciamo. Certo. Allora, Mimmo, allora io leggo qua tutte le volte che ci fermavamo a fare colazione io e te la mattina, no? Sì, anche questa ti ricordi. Sì. Ricordi la storia del caffè? Quando sei barista, sì. Vai, spiega. Io cosa chiedevo? Se ti ricordi, chiedevo un bicchiere di latte freddo. Esatto. E il caffè come doveva essere? Come deve essere il caffè? Beh, il caffè lo metteva caldo, ma dove? Messo prima o dopo? No, allora dunque, se non ricordo male, era dopo. Dopo, messo sopra. Sì, sopra, esatto. Cosa arrivava? Arrivava sempre, regolarmente, un bicchiere di latte bollente e caffè gelato, così tu non si cagava addosso lì proprio direttamente dove era. E poi chiedevamo la pasta, ti ricordi che le pasta chiedevamo, perché la pasta prima è piccola così? Ecco. E poi è enorme. Sì. Perché poi fermenta nel tuo stomaco. Quindi quando hai avuto un latte bollente, il pastore dei cinesi avvelenato, ci cagavamo addosso dopo 10 km. Fino a Modena Nord erano scorregge se andava bene, se no era... Che schifo però, dai, ci può parlare di cose qua, dai. Mimmo, ho visto ora che mi hai mandato un messaggio. Salvo, buonasera, chiamami per il collegamento. Sì, perché ci abbiamo messo un po' a partire, ce l'abbiamo fatto lo stesso, hai visto, Salvo? Sì. Oddio mio, ragazzi. Insomma, Salvo, ho visto che hai fatto un giro in bici oggi. Sì, 50 km è fatto. C'è lo sportivo, ho fatto bene. Beh sì, ma bisogna muoversi perché questo periodo di quarantena, capito, stare chiusi. Disastro. Ragazzi, cioè, non è io bello. Ho preso una bici, anch'io però da battaglia, solo che adesso mio figlio cosa ha fatto? La sua non la usa più, si è preso un cuscino, si mette sul portapacchi dietro, devo guidare io. Sempre. Quindi tu guidi con 50 kg dietro quando c'è il falso piano. E due giorni che sto dando il naso al ginocchio, hai capito? E poi il cino dice: oh, andiamo? Dai, andiamo. Male buono il ginocchio, proprio un anziano di merda. Allora,
Vai, chi fa domande? Dopo io. Mimmo, dai, ti faccio una domanda io. Manca il grappino. C'è la curiosità della gente. E come ti hanno contattato per suonare con Vasco nel 1980? Ma io fui contattato da Pompelmi, da Guido Elmi alla fine. E, dunque, mi chiamò, mi ricordo a casa, era cavallo di febbraio, che stavano cercando il tastierista appunto perché la band di Vasco, poi dopo rimasero solo dei vecchi rivaisolieri, perché Caba, che c'era prima, poi alla batteria mi sembra, Bruno Corticelli al basso, e Curreri alle tastiere o Massimo Testa, non mi ricordo se c'era Gaetano, Gaetano credo fosse ancora prima, e mi contattò, il mio numero di telefono, non so se glielo diede un mio amico che suonava con me, lui lo incontrò da prima c'era Stanzani e Tomassoni in via Petroni, che era il vecchio liutaio, che dopo Stanzani è quello che ha aperto in via Orfeo, e Tomassoni è quello che c'ha il negozio di chitarra a Bologna, insomma. Una volta erano insieme loro due. E fui contattato da lui che mi disse appunto se volevo fare un'audizione per Vasco, comunque aveva già fatto, non so, mica gli americani, aveva già fatto un paio di dischi, insomma. E, sai, io ero un cinno, cioè, suonavo con Iskar, che aveva questa band che faceva moderno. Una volta le band si dividevano in liscio e moderno. Moderno, sì. Cioè, dovevi fare i brani delle discoteche che andavano da loro. Regolarmente partiva l'orchestra e si svuotava la pista. C'erano queste cose qua. Infatti dopo da lì, insomma, le orchestre buone, però quando suonava la pista si riempiva. Era alla rovescia. Cioè prima, quando c'era il DJ, era un supporto. Allora, dopo eravamo noi da supporto al DJ, quindi c'è stato un po' questo travestio. E praticamente suonavo con lei, dice, guardi, la famosa, poi davo del lei a Guido, per me era un signore, dice, guardi, io dico, però, va tutta storia, non leggo la musica. E tu, vai tranquillo, qui al massimo si legge il resto del Carlino, nessuno leggeva la musica, nessuno leggeva un cazzo, quindi, niente, mi trovai qui a Bologna, al Cinema Storia, qua via Dagnini, lui abitava lì vicino, andò a prendere lui una tastiera, mi ricordo ancora, una tastiera e il Carapsodi, che era che faceva i violini, con un amplificatore Meazzi, così da collegare, e mi disse di studiare Alba Chiara e Colpa d'Alfredo, e li studiai abbastanza bene, e la volta dopo invece arrivai con tutte le tastiere, e dopodiché fui assunto subito praticamente, perché da quello che so volevano provare a fare tre chitarristi prima di fare il tastierista, e credo che andò a provare Fabio Testoni, solo che è successo un casino alle prove, perché non so se è mezzo ubriacato, non so cosa è successo, insomma, non voglio dire, molto rock and roll, e visto, e beh, prendiamo un tastierista che è meglio, se è molto pratico. Mimmo, scusa, tu andavi ancora alle superiori? Sì, io facevo l'ultimo anno di perito elettronico, infatti dopo io andavo a suonare, però andavo ancora a scuola, quindi naturalmente quell'anno lì fui bocciato, perché avevo 260 ore d'assenza, non c'ero mai. Ah. E l'ultimo anno, quando mi hanno promosso col voto consigliare, naturalmente avevo l'età dei supplenti, perché a me mi ha bocciato un anno alle Aldini, due anni alle medie, cioè ero grandissimo, insomma. E già scambiavo allora il 6 politico con i biglietti dei concerti per il proprio, due biglietti, dammi il 6 però, quindi c'era il mercato qua, e alla fine mi ricordo che l'ultimo esame che diedi, quando uscì la commissione esterna, il Camporeale mi pure dentro, così dici quello che vuoi, tanto va bene. Biglietti per tutti. Sì. Spiegai la stabile, il distabile, che è una cosa che mi ricordavo un pochettino ancora. Poi dopo è andato. Poi non, allora c'erano gli attestati, ma non c'erano i voti. Passato, capito, che te l'ho preso, ho fatto vedere a Franchini, lo vedi? Vedi. Nell'armadio. Sì, doveva andare a riparare i campanelli, ma che se ne frega, io suonavo già, dovevo suonare. Allora Daniele qua dice, ti ricordi quando siamo rimasti a piedi senza sospensioni nella tua sì. Aspetta, però aggiungiamo anche che dietro c'era il Gallo, c'era, mi sembra, Lielone, il Gallo con la Susi c'era dietro. Cioè, dalla Puglia fino a Bologna sembrava di essere un carro, sì, perché poi c'era il ponte che era
Sai che una volta la Citroen, il vecchio CX e il GS, avevano i bozzoni che quando ti imbarcavi la tiravi su, no? Quando sì, ti mandavi sì, sulle navi, solo che diventava dura se si alzava. Ah. Di conseguenza, anche quando si abbassava tutta, che si spaccava, diventava un gesso, era senza, ma poi si arrivava a casa. Soggetti indignati. Oddio, bene, bene. Quando, bene. Allora, ti dicono qua il tuo rapporto con Massimo Riva. Marco, Massimo, cioè, erano molto amici, naturalmente. Cioè, nel senso che però il Massimo, diciamo che era, fra virgolette, molto più amico del Gallo. Insomma, ci sono un po' le fazioni nelle band, quindi... Però, insomma, voglio dire, abbiamo sempre riso, ghignato, detto, insomma, era un buon rapporto. Noi poi conta che normalmente uscivamo, cioè, quando finivano i tour, anche Daniel se lo ricorda bene, noi ci vedevamo alla sera, andavamo a Imola a trovare il Gallo, stavamo fuori a fare festa, a mangiare, così, cioè. E quindi, insomma, a prescindere dal rapporto di lavoro, che c'era comunque durante i mesi di lavoro, anche durante i mesi che si era a casa ci si vedeva, non è che ci si abbandonava completamente. Non vedevamo l'ora di ripartire, però chiaramente, un po' perché ci mancava la vita, un tour. Poi una volta, non è come adesso, una volta c'era disco e tour tutti gli anni. Tutti gli anni c'era il disco e tour. Avevamo solo qualche mese libero, ma tra le preproduzioni, il tour partiva a marzo, noi cominciavamo nei locali, finivamo di suonare a novembre sopra i morti, cioè c'erano 80-90 date dovunque. Madonna. Cioè l'impresario che vendeva Vasco, mi ricordo un anno, era un tale Fiori, che era di Bologna, che vendeva anche l'orchestra di mio padre, quindi facevamo le valere, non stop, basta botto, tic-tac, cioè i primi anni era veramente così, un po' un'armata Brancaleone. Anche a Lugo venavate qua vicino. Al Baccara? Sì, Baccara. Sì, Baccara, abbiamo fatto anche Piro Piro a Toscanella. Piro. Sì. Cioè Vasco, che spesso nelle interviste dice... Lui dal vivo è uno che ci cava sempre, perché lui la gavetta comunque la fa, cioè, nel senso che faceva anche dei locali dove c'era una spia d'avoli da 50 watt e il Marshall della vecchia nella coppa a 3000 watt di potenza, li cantava comunque sempre. E lì lo vedi il combattente. Quindi diciamo che una volta almeno la gavetta c'era, no? Ne parlavamo anche con Daniele l'altra volta. Certo. Certo. Adesso invece è perfetto sconosciuto, disco San Siro. Cioè... Cicci, però sai, chiaramente ti mancano degli step. Cioè, io che ho fatto orchestra come Daniele, come il Gallo, come Romano Trevisani, come tantissime della generazione lì, questa qui è una cosa che manca. Cioè tu una volta andare a fare le sostituzioni senza sapere un pezzo, devi anche sbagliare poco, sennò si incazzavano i vecchi. C'erano queste cose qua, e poi dopo chiaramente uno è progredito, ha anche fatto altre cose, però quello è uno step che oggi manca, perché oggi c'è il talent, c'è... sì, ma non hai suonato, non c'è pace fra gli ulivi, non lo sai, cioè, hai capito? E ci vuole anche quello, ci vuole tutto, ci vuole tutto. Ci vuole tutto. Ah. Mimmo, tu hai vissuto anche i tempi delle lattine, no? Le lattine, sono vissuto sì, le lattine, che buono, merda. Ci fu un anno, vabbè, a parte quello di Versilia Rock, che è quello proprio vero, cioè, il festival punk dell'81, ci hanno tirato proprio, dice, ma che cazzo, suonavano fegato, spapolato, ma cazzo voglio, sti interrogati qua, cioè. Quindi proprio ci hanno, ma la volta che me la vidi più brutta, in assoluto, fu, credo, nell'83, uno stadio a Bisceglie, dove Vasco, non so perché, ma dopo 45 minuti si era rotto il cazzo, si gira e fa, dai, fai Alba Chiara, fai Alba Chiara. Cazzo, un campo sportivo con 18.000 persone, qui per terra senza erba, con il polverazzo così. Beh, Alba Chiara, dopo lui se ne va, la gente si aspettava il bis. Lui non arrivava, ha cominciato a lanciare transenne sul palco, bottiglie, di tutto. Ah, io mi ero nascosto dietro Lemmon, cazzo, non è sui sotto. Dopo sono arrivati la polizia che ci ha scortato all'hotel. Lui era alla finestra, oh, com'è andata? Così. Il giorno dopo la polizia ci ha scortato al casello, perché era un po' cilinciato. So perché se lo cassiavi tirava il culo così e ha fatto 3 quarti 50 minuti. Madonna. Io abbiamo rischiato veramente. Gli schiaffi. Domanda Mimmo. In questo momento
Dice come facciamo a stare buoni a casa, insomma, come respirate? Visto che insomma, musicista, come fate tutti, come respirate? Ragazzi, che bisogna resistere, c'è poco da fare, ragazzi, purtroppo non è che possiamo, cioè, bisogna sperare che si risolva questa cosa qua e poi dopo noi figurati, cioè quelli del nostro settore, ragazzi, non sono, cioè, il problema è che anche il futuro qua sarà quello che un po' ti sai, vabbè, farà 6 mesi, 5 mesi, poi ricominciamo e poi non lo sappiamo, cioè, quindi si va avanti day by day, si vede cosa succede, claro, come sono i contagi, come sono, dopo da lì sì. Non so come facciano gli altri paesi, ma penso che facciano quello che facciamo noi. È uguale, è uguale. Al momento, cioè, è tutto fermo. Non, è... Ovunque, in America, ma questa è la pandemia mondiale. Non è che... Hanno la tortura che Paul McCartney, per cui... Vabbè, sai, loro non hanno... Non hanno il problema delle bollette. Infatti, no, pagato, no, ma nel senso che se li annullano loro, cioè... Come dire, vuol dire che non c'è possibilità in questo momento. No, però ti devo dire, mi diceva Anna che lei in Florida, la bassista, te la ricordi, Mimmo? Anna Portalupi. Sì, dalla bassista, per dire. Esatto. Mi diceva che là adesso in Florida stanno iniziando a vedere, cioè, riprendono a suonare. Là. Mi diceva così. Ma sì, probabilmente piano piano, capito, però se ci dessero almeno le direttive. Io non so, in un teatro dove ci stanno 500 persone, se non lo sta 200, vabbè, uno lo sa, si organizza, vede chiaramente i cachè ridotti per tutti, ma è pur di ricominciare a fare qualcosa, perché, però non ci dicono le direttive quali sono, no, adesso ci dicono tutto bloccato, e qui cazzo fai? Non si può, non si sa, madonna mia. Vabbè, comunque, insomma, siamo positivi, dai, speriamo che nel giro un po' di tempo si torni a essere com'era, anche perché, ragazzi, provo a pensare alla vita, tutta la vita senza la musica. Cioè, ci penso, ma se un giorno dicessimo tutti, le radio, internet, di fare un giorno completamente senza la musica, ma sarebbe, sì, una bella merda, cioè. Sì. L'altro giorno parlavamo anche, cosa vuol dire una scena di un film non sottolineata da un passaggio musicale, cioè la musica, certo, è dappertutto, una pubblicità, un film, tutto, invece niente, invece siamo gli unici a essere stati messi da parte, cioè proprio una roba allucinante. Sì, vabbè, sì, purtroppo, ma vabbè, sai, noi poi come il cinema, come tutto ciò che è lo spettacolo, anche tutto il settore, i service, i fonici, ma quanta gente abbiamo noi che fa parte? Abbiamo fatto un conto indicativo su circa 500.000 persone, cioè, tra tutti, e quindi insomma, comincia a essere, adesso non so se voi seguite la storia di Nota Negali, che stanno cercando, Salvatore, mi sembra che anche te ci sia la discussione, che cercano un pochettino di fare capo a una di questo Andrea Marco Ricci qua di Bologna, che mette insieme tutte le associazioni di tutta Italia per avere una voce per cui portare le cose al governo e, capito, e spiegare un pochettino i decreti, tutte le cose, i doppi lavoristi, insomma, tutti i problemi che ci sono. Io ho mandato anche le mie proposte, la prima cosa da fare sarebbe da abolire la legge che se uno fa un altro lavoro non versi i contributi IMPS, o ne versa molto meno, quella è da abolire perché toglie il lavoro a me che ci mangio. La seconda, facciamo una classificazione di musicisti. Cioè, i professionisti che hanno speso la loro vita per fare questo, i dopolavoristi, per carità, c'è anche bravi musicisti, no? E gli amatori, cioè non puoi mettere uno come Bollani con il fornaio che va a far karaoke, che cazzo, cioè, non si può, ci vuole, cioè, un po' di classificazione. Una normativa. Sì, ma una cosa, cioè minima, che dice almeno regolamentiamo all'interno di questa cosa. Hai capito? Mimmo, ma secondo te perché questa cosa non si è mai riusciti a farla 40 anni fa, quando tutti erano, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, poi la musica è sempre stato un giochino, dai. Si danno tutti addosso, cioè i jazzisti che danno, cioè, i rocchettari anche, c'è sempre stato, non c'è stato mai un'unione, cioè, no. In America il sindacato c'è dal 1890, è vero. Si chiama The Federation America, cioè Musician, cioè non so, una roba così. E c'è una regolamentazione, cioè qui per carità, cioè se vogliono tutto, però se tu vai a suonare il gestore, tu devi versare quel prezzo di audience, basta, cioè, capito? Poi vabbè, 11 io porto il punto, quello che vuoi, però tu comunque se non lo fai per professione,
non lo fa per professione, tu hai un altro introito, tu vai a fare l'imbianchino, cazzo ne so, quindi tu mangi con quelli, io invece mangio con questi, quindi bisogna differenziare questa cosa qua, secondo me, solo che sai, la musica la fai di sera e nel fine settimana sono tutti liberi, e quindi il casino è quello. Sì, è vero. Capito, adesso speriamo che con questa cosa qua un pochettino si riesca, cioè, sì. Un pochettino si riesca. Ci sono già gli hobbisti che mettono avanti le mani per fare i locali a meno soldi per il prossimo inverno, perché loro costano meno avendo un altro lavoro. Salvo l'altro giorno ha fatto vedere un posto dove c'è la gente che va gratis pensando di fare un servizio. Allora, il discorso del gratis c'è sempre stato. Sì, è vero, Salvo. Pizza e panino e ti saluto, vai, tanto al locale non gliene frega niente, capito, se sei suonare o no, quanta gente mi porti, un po' la cosa, quindi magari uno che fa cacare porta famiglie, nipoti, amici e quant'altro e via, vanno gratis. L'altro giorno, Mimmo, becchiamo uno che delle mie zone qua abita, Fondevivo, così. Sappiate, informo tutti i ristoratori, tutti i locali, che quando ci permetteranno di suonare, io e le mie band, quindi significa che questo ce n'ha più di una. Sì, band. L'ho letto, l'avevi postato. Esatto. Suoneremo tutti gratis. Ma va a fangolo, ma cosa fai gratis? Hai ragione, Salvo, c'è sempre stata questa cosa qua. Purtroppo è quello che dico sempre anch'io, la gente pur di esibirsi a petto nudo che fa cagarissimo a suonare, cioè, perché quella gente... cioè però quando poi prendi quelli bravi, cazzo però, questi sono... allora non siete tutti scemi, la senti la differenza tra quelli che sono buoni e quelli che no, hai capito? Mimmo, cioè, sono pochi i locali che... Sempre meno, sì. In Italia sempre meno. Che fanno distinzione musicale, capito? Loro guardano i cassi, che cazzo gliene frega. Sì, vabbè, certo. Se uno fa la divisione giusta in quartine o se ci mette le quintine, cioè non no, no, vabbè, ma non c'è, sai, chiaramente... Però facciamo un discorso che non finiamo più, purtroppo. Perché purtroppo è seguito, non è seguito... Io guardo sinceramente in tutte le band, è brutto dirlo, ma è così, c'è sempre uno che è quello che tiene i contatti con i locali, con le cose, capito? E se non c'è quello, quello è più importante, bravo musicista, bravo cantante, quello che ha i contatti, che fa il piarraccio. Sì. È con quello che lavori, hai capito? Quindi io mi vergognerei, non l'ho mai fatto, cioè tu chiami la gente e dici, oh, sono a suonare là, venite. Va bene se mi tira il culo, ma perché devo vincere? Capito? Ma poi verrà una volta o due, non può venire 100 volte, vedete, c'ha due maroni così, il pezzo sempre quello, cioè. Hai capito? Quindi non... Fuori dalla mia cultura, ecco perché chiaramente la gente non lavora adesso, perché o sei un PR, o se no, se suoni, è un cazzo amaro, perché... Cioè, che tu suoni bene, ma... Cioè, ma quando vai in un locale vuoi sentire come suonano questi qua? Sempre quanta gente portate, non cosa suonate, come lo suonate, fra un cazzo, quanta gente portate. È cambiato il pubblico e molte agenzie hanno sbagliato a mettere più band, secondo me, dello stesso genere nella stessa agenzia. Ma certo, suonano tutti. Attributo qua, però se non c'è questo, c'ho questo, e se non c'è questo, c'è questo, che fanno tutte e tre le robe, però la prima va bene, la seconda un po' così, la terza fa cagare. Però cioè, è una questione di quanti soldi mi porti, capito? Loro tanto la fanno, la infilano in tutti i buchi, capito? Ma la gente è là con la birra che magari vuole passarsi una serata. Così sì, ne abbiamo parlato anche con Ricky Roma l'altro giorno, che cazzo gliene frega, l'importante è uscire con gli amici magari e divertirsi, te sei lì che toppi una roba, cioè, fai una serata anche del cazzo perché non sei capace, va bene comunque, capito? Sì, ma non è questa la soluzione. Non è che noi ci sa anche nel nostro piccolo, ti ricordo, noi comunque ci registravamo. Ascoltavamo quello che, cioè, insomma, cercavamo sempre di migliorare, di fare le cose. C'era un'attenzione alle cose, dai. Sì, ma lo fai per amor proprio. Esatto. Vedi, qui Daniele ha scritto: una volta
ti chiedevano come suonare e il pubblico aveva molto più cultura musicale, certo, perché poi la band che c'era una volta spaccava del culo. Noi quando c'erano delle band ai tempi di Daniele, il 49% erano tutti Mingardi, erano dei gruppi che facevano paura, facevano ascolto, cioè la gente si sedeva e c'era l'ora d'attrazione, si chiamava, ascoltavano i pezzi, ma erano dei signori musicisti, cioè è chiaro che c'era quello più bravo, quello meno, ma erano tutti a un livello, cioè c'era gente scandalosa che andava fuori tempo e non se ne accorgeva. No. Abbiamo anche di quelli adesso. No, soprattutto. Abbiamo anche di quelli. Adesso io non riesco a sopportare che magari un locale sceglie una band perché magari ha gli strumenti uguali agli originali, capito? Ma quello ti chiedo, no. Scusa, quando sei tenuti, com'è l'impersonator? No, c'è l'impersonatore, il cantante musicista, c'è l'impersonatore musicista, hai capito? Guarda, guarda, c'è una band di cui non dico il nome. No, devi dire il nome, polemica. Una band che fa tributo a Vasco, va bene, una band di vecchia data, sono umiliato. Dopo il tastierista che fa anche il giocoliere, che va davanti e fa batte le mani, sulle mani così, con le tastiere rosse, perché adesso va di moda che sul palco c'è un colorante di rosso, sì. Esatto. Ma dico io, ma perché vi prendete le tastiere uguali, che tra l'altro suonavano come quelle dei giochi preziosi, suonavano su quel palco, cioè sembrano i giochi titi, così. Quindi, allora, fa cacare il suono, tu fai cacare, perché vai avanti in giro, invece di suonare stai facendo il tagliaccio. Tre, vuoi anche copiarlo con le tastiere uguali, ma perché? Ma perché vuol dire che serve per forza la Nord per fare quel suono là? Ma ho visto anche persone, che adesso c'è Steph, capito? Allora c'è la chitarra bianca, il cappello uguale, è una cosa impressionante, la camicia, i quadrettini uguale, ma perché? Scusa, e quelli che si vestono come Cicci? Gli impersonator, esatto. Di Cicci, io ogni tanto gliele mando le foto quando vedo qualcuno che li ho beccati. Sì, però è una prerogativa molto di questo mondo qua, legato diciamo a Vasco, perché per altri generi musicali c'è un po' meno sta cosa qua. Sì, è vero, questo è vero, come diceva Maurizio Baccani, il nostro amico, diceva, ormai il tributo a Vasco è diventato lo sport nazionale, ogni paese ne ha uno. Anche più di uno, però dura 3 mesi, poi si sciolga perché alla fine non combina. Mi ricordo, però è vero. Una delle più grosse figure di merda, Mimmo, quando magari ci invitavano le cover band, che a volte arrivava la telefonata, non so, da Bari, da Napoli, ma così è, per citarne qualcuno. Allora Mimmo prendeva su, lo metteva in macchina, no, con gli autoparlanti, questo qua. E ciao Mimmo, ascolta, allora lui siamo, no, perché allora lui fa, oh, ma da dove chiami? Ah, no, io sono di Napoli, no, perché ti pitto, no, perché qua facciamo le cose. Sono le 2, comincia stasera lo spettacolo, non comincia adesso, cretelli, su mar. Anche quelli che si mettevano i denti finti. Una volta, ascolta, un paio di polemica, episodi, vai. Ma non è tutto. Allora, uno una volta praticamente vado a suonare questo gruppo di qua, era dalle tue parti, credo, Fabio. E, io so chi è. Dico, scusa, dovrei è collegato qui in diretta. Scusa, dovrei cambiarmi. Vabbè, c'è un camerino? C'è il camion della frutta di mio padre. Camion della frutta in mezzo alle cipolle in agosto, poi che è la posta, vabbè. Mi vado a cambiare, cioè, anche perché il camerino non è contemplato, tutti i cambi col culo in mezzo all'erba o nei cessi, tutti merda, non ci è trattato da culo. A un certo punto fa gli spari sopra, si ferma la batteria, tanta troia, mi giro, vedo il batterista sotto la pedana che cerca il bacchetto così, lo guardo e dico, oh, ma che cazzo fai? Me ne è caduto ora, ne avevo solo 2. C'erano solo 2 bacchette, una è caduta, è andata a prenderla. Quindi per dirgli, un po' di amor proprio e di professionalità. A me mi è capitato di peggio, Mimmo. Mi invitarono a suonare con una band in un campo sportivo ed era, il primo brano era pure Gli spari sopra. Dopo 3 colpi spacca il rullante, c'è proprio la pelle e non c'era più.
immagino avrai una pelle di ricambio, avrai un rullante di ricambio, io giro con 25 cavi, certo. Vabbè, ho tutti i congetti, era tum, 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 non c'è mai stato più un rullante per tutti i congetti. Veramente una roba. Beh, comunque il top è questo qua, il top a cavallo degli anni 90, sempre in camerino, entro nel camerino del cantante perché non c'era da cambiarsi, mi cambio, a un certo punto vedo una scena da Shining, tutte le teste di polistirolo con le parrucche. Ai, cazzo. Dico, e gli fa, ehi, 87, 90, 93, tutti i galli avevano le parrucche degli anni di come avevi i capelli Vasco. No, ma tu hai detto, sei malato. Con le teste di polistirolo sembrava di essere la parrucchiera. Che anche no, quelle cappello più capelli. Già e ora come fa? E ora come fa? Non c'è più niente. Adesso già l'ho ravveduta. Beh, infatti si ride per non piangere. Vabbè. Mimmo, ma visto che stiamo parlando di cose simpatiche, ci racconti, perché noi abbiamo fatto una puntata dove abbiamo raccontato le nostre grandi cappelle sui palchi, perché tutti le facciamo ovviamente. Certo, e continuiamo. È giusto. Continuiamo. E anzi, ci facciamo lo spettacolo attorno a quella cappella, la reiteriamo per far capire che è così l'arrangiamento. Il gallo qua è imbattibile, eh? Il gallo, cioè, sì. Abbiamo imparato tutti da lui. È un grande maestro. Ha una teoria che voglio insegnare. Mi collego al fatto, giustamente anche Mimmo. Mimmo, quante volte, ma sbagli il passaggio, la gente fa cazzo ha cappellato e lo rifai per gli altri passaggi. Esatto. È imbattibile. Allora, Mimmo, ti stavo chiedendo se ti ricordi qualche grande cappella fatta magari in contesti fighissimi. Adesso sono talmente tante che non mi ricordo. Una volta in Vivere una favola, quando ero proprio scoperto, canale un minore con un maggiore, quindi era proprio inascoltabile. Poi un'altra volta mi incartai in canzone perché sì, la facevo solo col piano all'inizio e c'è un passaggio mi, sol, do che è un po' fuorviante. Allora mi ricordo se fece una roba mio, sol 10, ho preso la strada lunga per arrivare comunque. Adesso, comunque, insomma, ragazzi, poi molte casomai le senti solo te. Molte le senti solo te, qualcun altro però la senti. Mimmo, mi ricordo quando ancora mandavamo le basi col CD quando saltava. Sì. No, ti ricordi quando saltava che andavamo dietro al CD? Al CD, certo, dopo lo spegnevamo perché dopo un po'. Tante ne abbiamo fatte, Cicci, madonna, ragazzi. Abbiamo portato a casa delle situazioni, Cicci, con delle robe. Beh, scusa, quella volta che mi hai chiamato perché c'era la vascombriccola rimasta a Milano con la neve. Porca e bella. Io ti ho detto, Mimmo, è 2 anni che non suono il basso. Tu mi fai, ma sì, ma facciamo solo i classici. E poi gli dici... Fabio, le sai tutte. Come le sai tutte? Cazzo, grazie a Dio c'è le Cicci che mi urlava le toniche. No! Mimmo, quella sera lì il cantante fa, ma te e Mimmo fate sempre un casino così? Sì, è vero. Certo, tra un pezzo e l'altro, lo sai, inviato, lì non sapeva mai quando cominciare. Perché... Io e Cicci facevamo il nostro teatrino, che era il nostro momento di divertimento. Insomma. Che roba. Socia, ragazzi. Allora, io qua ho segnato un'altra cosa che se ti fa ricordare qualche cosa. Monodente. No, questa sì, non me la ricordo. questa veramente non me la ricordo. Allora, te la ricordo io. Allora, non c'erano i satellitari, cioè andavamo in giro con le cartine, no? Che io non sapevo neanche leggere la cartina, me l'ha insegnato lui. È vero, lui. Cioè io il gallo, è vero. Che ti avevamo insegnato con lo stradario, perché Cicci faceva da navigatore umano, no? Sì, solo che Cicci, quando ha cominciato con noi, era veramente un coperchio, quindi il gallo bastonavamo di brutto, capisci, cazzo di papiglia, continuazione. No, io però Cicci, adesso questa qua è che finisce perché poi mi ero dimenticato. No. Allora, praticamente arriviamo in questo paese dove dovevamo suonare, arriviamo alle 5, tipo alle 4 e mezza, ed era cioè sembrava quelli del Far West, cioè c'erano le cose come il fieno che girava per la strada, no? Cioè proprio non c'era nessuno. E io non c'era neanche un manifesto di dove doveva suonare, mai.
Vedete, c'è un fiumiciattolo con i ponti, con i ponticelli, con le strade. Certo. E io dico, guarda che laggiù c'è uno a sedere nel ponticello, aspetta che vado, dai, lo chiamiamo. Abbasso il finestrino, avevo l'appunto, la Pollack Point, ti ricordi, Mimmo? Io, guarda, storica. Quella sera lì, a tornare a casa, abbiamo decollato, è stata quella sera lì. Sì, sì. E dopo spieghiamo insomma, sì. Spieghiamo il tipo, fa, scusi, questo non si gira. Scusi, un'informazione che dobbiamo suonare qua, si gira, aveva un mono, cioè aveva un dente. No, ma poi tu lo ti... si attacca con le mani alla portiera. Finestrino, si è attaccato. Inizia a sbavare dentro la mano. Si è attaccato con finestrino e noi non sapevamo come... Sì, abbiamo capito. No, ma dovete fare... E non si smollava più. So c'è che paura, di voi, è vero? Il monodente. Invece quella volta sì, si ricorda che avevamo al basso una volta Davide Padovani, che era quel ragazzo che suonava con il tributo di Gabue, che sì, però gli piaceva anche basso, che era di Modena, no? Zio che parlava tutto un po' così, ascolta. Allora, visto che noi eravamo sempre molto poveri, quindi giravamo in tre con una macchina, ma con sopra l'amplificatore del basso, l'amplificatore e tutto set delle tastiere, quindi quello dietro aveva l'angolino con la murata di roba, un tugurio, no? Un tugurio. Allora praticamente stiamo per arrivare sul posto, c'era una curva un po' stretta, curvo, casca la testata del Marshall addosso a Davide Padovani che dormiva. È arrivata alla punta della testata, qua, tof, una legnata che è cascato tutto e nel silenzio sentiamo Zio Can, kbot. E pensavamo fosse morto. Sì, io mi sono fermato perché non riuscivo più a guidare. È lo stesso che dice Zio Castri Neda, è vero, ti ricordi? Sì, è lui. Abbiamo fatto uno scorreggione notturno di mezz'ora, ha fatto Zio Castri Neda. Troppo forte, Davidone Padovani, che cosa non ho più sentito. Quindi quando suonavamo al nord andavamo sempre a dormire a casa di Cazzato, che aveva la casa l'attico a Milano, no? Sì, è vero, è vero. Il nostro appartamento era la nostra casa di Milano. Facevamo il matrimoniale io e Mimmo, no? Sì, è vero. Non vi dico altro. Il Gallo dormivi invece sul divano di Cazzato col TV a tutto volume. Ti ricordi che c'era un TV col tubo catodico e sotto un cassone da 200 watt, secondo me. E il caro tenevi i film alle 3 di notte a tutto buco. A esatto. Tutto ogni tipo di film. Quindi a volte alle 3 di notte sentivo... Io mi ricordo il trailer della mummia che è andato fino alla mattina alle 8. Andava sempre il trailer. Andiamo. Sotto, ragazzi. Vero. Invece Cazzato, ti ricordi dove dormiva? Cazzato nella sua casa, dormiva nella sua custodia del vestito. Aveva la custodia del vestito, si metteva lì con la testa posata a terra. Ciao, salutiamo tuo figlio Mimmo, che è appena passato su di te, ci ha salutati. La mossa è diventato grande. Ciao, mamma mia. Ciao, non c'è. Sì, mettilo pur su, anzi, di pure, sì, ti ricordi che ero un bimbo? Sì, ti ricordi il tuo disco le prime volte che venivi qua a fare i provini con tutte le demo che arrivava qua la mattina verso le 10:30, 11. Il problema è quando mangiavamo, che dopo dormivamo, avevamo sonno. Facevamo 2 ore, bel lavoro, poi all'una partiva la pista della Pantera Rosa, quella qua sotto, che ce la portavano in casa. Quando prendevamo tipo la pizza con la mozzarella, così alle 2 ci vedevamo una piomba mortale. Poi lavorava fino alle 5:30, 6, andava a casa, sembrava avesse scaricato un camion di ghiaia, Cici, era morto. Sono tanti anni. Ah, sì, tanti anni. E dopo a Milano avevamo perso anche le chiavi della macchina, ti ricordi? Forse è stata storica. È stata storica, però è vero. Ricordi Cassius che aveva perso? No, tu hai perso le chiavi. Io. È arrivata la Marinella a prendere, è successo un casino della Madonna. E noi avevamo una serata che abbiamo con Solieri, mi sembra, che c'era anche Maurizio,
e ci siamo dovuti far prestare gli strumenti, perché i nostri erano chiusi nella mia macchina, nel sì, box. È arrivato tutta... Armandone che aveva una tastiera Roland U20, quella da piano bar, e poi una chitarra e un amplificatore che faceva un solo suono, ricordo, da cavi. Pulito, distorto, sono sempre quello, monosuono. Quindi quando c'era Maurizio mi dicevo, no, fallo tu la solo qua, che non me la ricordi, io di sì, sono pulito. Tipo Cicci con la Zanzara. Che schifo, Dio mio. Però la serata è andata benissimo, eh? La gente è stata contentissima. L'importante è quello. E la gente, si vede, io non capisco un cazzo, perché noi veramente eravamo in condizioni pietose, ricordi. Però... però abbiamo portato a casa anche quella. Sì, sì, sì. La Svizzera, ti ricordi i passaggi notturni in Svizzera? Oh, sono, sì, sì. Io, certo che io e Tegliallo abbiamo fatto una vita proprio. Noi eravamo... Io c'ho ancora tutte le registrazioni delle minchiate notturne. Ma te te ricordi il ritorno che abbiamo fatto dall'area 51, quella volta che nevicava? Sono arrivato a casa alle 9.40. È stata la volta che il Gallo, ti ricordi, che aveva aperto il vetro, stava nevicando e si è riempito di neve dietro. Ha aperto il vetro, si è addormentato, continuava a nevicare, mi giro, c'era Babbo Natale dietro. Allora dico, Cicci, non c'avevamo i vetri elettrici, pensiamo ora. Dico, allunga la mano dietro, con la manovella cerca di chiudere, no? Allora Cicci va dietro, cerca di chiudere, il Gallo si vede, chi è? Come chi è? Il Gallo siamo noi. Perché era così, il compito che avevamo io e Mimmo, cioè per arrivare diciamo a suonare a Milano, Bergamo, insomma eravamo sempre al nord in quel periodo lì, c'era il famoso trasbordo del Gallo, no? Yeah. Il trasbordo del Gallo della macchina, che in quel periodo lì era abbastanza stanco perché... Era l'anno di Buoni o Cattivi, era uscito, quindi doveva era il 2005, sì, 2004, 2005. Sì, sì, quindi lui arrivava che aveva appena girato il videoclip e poi le prove, così appena si metteva in macchina si addormentava come si addormentava subito. Quindi a volte lo trasbordavamo da una macchina all'altra e il Gallo non se ne accorgeva, si svegliava direttamente, non so, a Milano o Bergamo, incazzato. Cazzato nero. Che l'ha messo qua? No, non è una volta si è svegliata a Como, in piazza, ti ricordi? Sì, sì. Che poi noi fermavamo il traffico, Cicci mettevamo le macchine una vicino all'altra, no? Cicci partiva l'alba prima a fare la serata, che prima fermata era da me, quindi scaricavamo tutta la mia macchina, trasbordavamo il Gallo, lo prendevamo proprio in mano, con le macchine che si fermavano a vedere se cioè, cos'era successo. Lui li parcheggiava, sì, perché lo mettevamo dietro, Gallo stava sempre dietro, non davanti stava mai. E quindi dopo si svegliava incazzatissimo e che non sapeva dove era, insomma. E quella volta che abbiamo finito di suonare, che è andata a finire in un pub, non lo trovavamo più, ti ricordi? E era in un pub, e dico, ma dove è andato il Gallo? E quella volta che si è incazzato, non lo so, mica un pacco io, ti ricordo che io e te andavamo a dormire al lago, capito, la casa, e abbiamo mollato in casa uno, non ricordo chi era. Non sono mica un pacco io, Però il giorno dopo l'ha detto, la sera finché... è fantastico, eh. Sono quelle robe che ti ricorderai per sempre, praticamente, come fai. C'è una domanda che facciamo finta di non leggere, Mimmo. Esatto. Io l'ho letta, ma io non me la faccio quella domanda. Cioè. Scusa, che non ci vedo più un cazzo. Cosa fai? Ti metto l'occhiale di Renato Zero. No, c'è qualcuno che chiede di raccontare anche delle tipe rimorchiate dopo i concerti, ma non... Silenzio. Eravamo giovani. Eravamo giovani. Ah, vabbè, sì. Eravamo giovani. Cicci è ancora giovane, vedi? Ecco, lo sapevo io. Cioè, è quel figo col cappello lungo. L'aspetto vissuto. Sì, però Cicci era già marcio così 20 anni fa, non è cambiato molto. No, non te lo ricordi, ma aveva anche i capelli corti all'inizio. È un giovane nel corpo di un vecchio, ho sempre detto io. Ti ricordi, Fabio, quest'estate che è venuto a trovarmi un tuo collega che dopo è venuto a suonare con te, fa: oh, ma ho visto Cicci, ma come cazzo è ridotto, cioè guarda che è male, sono ridotto così male io che non me la ricordo questa. Dai, io ho incontrato questo qua, ero abbastanza stanco, è seduto in una panchina perché cazzo non so, non mi ricordo da quant'è che non dormivo,
e ha detto: ah, ma cazzo, sei quello che, vabbè, lo dico, dai, sei quello che canta con Poli. Ah, sì. Dai, insomma, quello è cosa. Ah, Davide, ah, come di... ah, sì, scusa, non mi ricordavo. Ah, sì, ho capito, Sì, certo. È vero, è vero. No, ho detto, si droga, ho detto, è semplice. Beh, certo, allora, io tanto che sono in forma che non sono in forma, tanto sono una merda comunque. No, perché tu hai questo problema delle occhiaie. Certo. Se sei stanco, sì. Sembra che sei che... No, no, ma le ho anche quando non sono stanco, sono nato così, cioè... Non fare niente, dice tanta gnocca. Gigi, ce l'hai ancora quella Stratocaster bianca che la vecchia ti aveva fatto la tua caricatura? Eh no, okay. Quella l'ho cambiata con un'altra, cioè un'altra Stratocaster, però. Ah, sempre del custom shop. Sì. Senti, quella Brian May ce l'hai ancora? Ce l'ho sempre, certo. Grande, buone, grazie, che ferro. Madonna mia. Quindi Mimmo, allora te con gli strumenti sei ancora... Ma no, io ho un set molto semplice, ho Yamaha, ho il CP88 perché pesa poco e va molto bene. Sì. E poi ho una Yamaha sopra, una Mod X e le due Nord di fianco, basta. Ah. C'ho il cassone finto dell'Hammond, quello storico. Vabbè, allora, quel cassone finto lì, ragazzi, quello lì risale agli anni 1983. Quella foto che avete visto prima, quell'organo che vedete è praticamente il dentro di quel cassone. Quel cassone me lo fece ai tempi Diego con il Black & Decker, quello lì a mano, perché era brutto davvero. Ho sempre avuto l'Hammond, io, capito? Col cassone, mi è sempre piaciuto, sono nostalgico. Questi organetti portatili che suonano bene, però mi manca il legno. Allora quel cassone lì, poi mio padre, quell'organo lì, quando è, lo regalò alla chiesa di San Ferdinando di Puglia. Lo regalò alla chiesa con il Lesi Lombardi 200 watt. Quindi facevano messa con John Lord. Ah, era bellissimo l'organista. Poi dopo la chiesa venne sconsacrata. E io, quella roba lì che mio padre donò, me la ripresi, gliela ridiedi indietro, capito? Poi ho venduto sia Leslie che l'organo e mi sono tenuto il cassone, però che per me è una roba, è 40 anni che ce l'ho. E quindi ogni tanto quello lì, poi ci ti ricordi che abbiamo fatto anche tu di Maurizio? Sì, che... anche con la Steve l'hai usato. Con la Steve, lei. Sì, ma anche con i ZZ Top, esatto. Ti ricordi, Gino? Sì. Che andavamo a prendere l'amplificatore da Gino, ti ricordi? Che te suonavi il basso ancora lì, c'eri segno, ti ricordi? Era agosto, mi ricordo agosto... siamo arrivati a Piazzola sul Brenta dalle sì, sì. Io ero tra il pubblico. Allora, arriviamo, sai, per me Billy Gibbons, insomma, è uno dei mostri sacri della chitarra, quindi figurati. È Dio buono, cioè. Quando Maurizio fa apriamo per gli ZZ Top, ho detto ma dai, ma cos'è, uno scherzo, cioè una roba allucinante. Arriviamo al pomeriggio alle 3 sul piazzale rovente e vediamo io e Mimmo questo, noi eravamo in acqua, no? Tutti bagnati, tutti sì. Vediamo questo qua in mezzo al piazzale che ascolta l'impianto col tabano lungo, la sciarpa, ti ricordi? Sì. Esatto, e gli occhiali da solo, ho detto ma è impossibile che sia Billy Gibbons quello lì, cioè che cazzo fa? Oh, era lui. e ci siamo incontrati, insomma io ho detto one pick. Allora fa, ok, si è tolto gli occhiali, sti occhi azzurri, era perfetto, era, cioè, non era bagnato, noi in acqua totale, mi ricordo questa scena terribile, no, veramente bello. Anch'io ho la foto con lui perché abbiamo la maglietta con il logo della Jack Daniel, no? Sì. Mi sembra davanti la maglietta, allora ho fatto le foto con lui, tante cose gentilissime, loro, cioè, era lì dietro. Mi ricordo il batterista che gli ho detto, scusa, una foto, ma guardato come dire. E poi è andato via, non ha mica fatto la foto. No. Ma ti ricordi Cicio, che siamo andati sul palco c'era un volume da sala prosa, pianissimo. Avevano tutto il castello di Marshall, ma solo una cassa era attaccata. Molto diverso dagli AC/DC. Ti ricordi che cazzo di volume? Merda, che legna. E poi, cioè, ti ricordi che siamo arrivati là, che era di loro tecnici che stavano provando la roba. Sì. Cioè, bravissimi. Ti ricordi quella sera lì le vibrazioni, Cici? E gli tirarono addosso. Le vibrazioni e ospite c'era. Ospite c'era
Pino Scotto. Pino Scotto che fece Buona Notte Love e gli tirarono addosso l'impossibile, vero? Sì, sì. Perché? Questa canzone al mio fratello Ronnie James Dio, ma non sa neanche chi sei Ronnie James Dio, te, ma sta scuola. Pino Scotto. Polemica, anche contro Pino, via. Madonna mia. Ragazzi, ragazzi. Quindi Mimmo, adesso cosa, cioè, a parte il coronavirus qua che siamo a casa, cosa stavi facendo? Sempre serate, cover, Maurizio, Ricky? No, facendo solite cose. Poi sai, avevo anche la scuola che era qui a medicina, tristemente nota per i fatti che sono successi. Insomma, sai che c'è stato un casino, un bucato il paese, quindi noi siamo venuti via un po' di tempo prima perché... E quindi insomma così sì, stavo facendo le solite cose, insomma qualche seratina, qualche serata con Ricky, anche ogni tanto avevamo questo spettacolo teatrale con Ricky, molto bello perché era senza band, erano soli e lui, una tastiera, chitarra, poi dopo lo spettacolo cominciava con noi seduti sulla panchina, parlavamo dei cazzi nostri, con la gente che ci chiedeva le cose, poi andavamo a fare un pezzo ogni tanto, sì, era una roba quasi teatrale che era partita per scherzo, tramite un suo amico che ci ha chiesto, e poi dopo chiaramente dopo si è fermato tutto, insomma, quindi siamo fiduciosi, ragazzi, alla fine speriamo, speriamo di rivederci presto naturalmente sul palco, sì, perché è la nostra dimensione naturale, insomma. Esatto. Sì, senza il palco si sta male. Ricordo la domanda che abbiamo fatto Cissi, che a Bologna 707 che te hai scaricato, mi hai fatto vedere una testata Iowa, dico no, ce l'hai comprata. Sì. Tutta la sera, io avevo dietro un ritmico che era spento, avevo un camper con te. Ho detto scusa, ma c'è una parte di chitarra pulita. Ho detto, ma non puoi farla te, ma l'ho fatta. Dico, ma quando l'hai fatta? Proprio perché poi c'era Cici che arrivava quando partiva di soli. Sì. Io avevo. Gli in-ear perché sono un volume di chitarra bello per quando poi però sì, praticamente anche di grane col basso che fa quindi alla fine no, poi c'era Tommy Graziani alla batteria, sono stato una bella serata. Tommy lo inviteremo qua in diretta, dai, abbiamo da raccontare. Era tanto che volevo fare una serata con lui, infatti mi è piaciuto moltissimo. Poi anche uno, abbiamo fatto Siamo Sole col gruppo, che era meglio del gruppo. Io c'è sonorità con tutti i doppi piatti, no? Che proprio alle velocità lì si guarda un po', è perfetto. No, ragazzi, sì. Cioè, bello. Veramente bravo. Domande? Salvo, dai, fai una domanda tu. Ma avete già detto talmente tante cose, no? Diventa difficile. Poi anche perché se mi metto a parlare con lui parliamo di cose più tecniche, quindi annoiamo la gente. Sì, Salvo, poi con Salvo ci conosciamo veramente da un bel po', Salvo. Con Radius, con tutte insomma, le nostre cose. Sì. Era bello quel progetto di Far Seven, ti ricordi che c'era Clara, Cucchia, Sì. Anche il tipo di scaletta, non è che c'era solo Vasco, facevamo anche... No, c'era un po' di tutto, c'era, sì. Vabbè. Come tutte le cose belle, poi ogni tanto finisco. Qualche casino, ci ho perso. Va bene, dai. Ma buono, ragazzi, che ora abbiamo fatto? Mimmo, dai, ci suoni qualcosa per salutarci? A quest'ora se suona qualcosa mi tirano... Ti ammazzano? Che peccato, va bene. Dai. A cappella di chi vuoi. Perché poi c'è il cavo della tutti e mezzo ai maroni sul dopo, e qua il cavo in corto. Questa sera abbiamo sdoganato la musica, che di solito non la facciamo mai perché non si sente benissimo, ma abbiamo visto che comunque insomma in qualche modo facciamo un cappello di chiusura. Dai. No, ma se lo ritira tutto, guarda. Piedi, testa.
Oh, facciamo anche Mimmo, è stato un piacere. Pure, quando volete, anche perché è una cosa io vi seguo ogni tanto, ogni tanto vengo a vedere. No, ma infatti eri bello preparato, eri bello polemico, perché sai che noi insomma ci piace. Di solito la polemica parte da me, però giusto, sì. Polemiche. Poi ci hai dato manforte, grazie. Oggi eravamo anche sul resto del Carlino di Romagna, dai. Finissimo. No, vabbè, Cicci, ma hanno messo la foto della chat della settimana scorsa. Certo. Per fare prima, anziché mettere quattro foto, hanno fatto la foto della chat. Va bene. Ma questa trasmissione continuerà anche dopo il coronavirus. Noi non certo. Noi faremo solo questo adesso, ormai. Basta. C'è qualcuno che vuole fare un po' di cultura generale, capito? Qua, insomma, vedere. Passa un po' della storia della musica italiana, quindi su minchiate, ma anche cose serie. Ma certo. Va bene, ragazzi. Grazie mille, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie. Ciao a tutti. Numerosi. Buonanotte. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao Mimmo. Ciao. Branco di finocchi. Ciao.